Espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. I trans, l'ha frequentato i trans? Ma io dalla mia voce penso che... Ma che discorsi fanno? Ma perché i trans che c'è di male? No? Mica sarà razzista nei confronti dei trans? Che male hanno fatto i trans? No, per l'amor di Dio, ma non può... Ma cosa cerca di cosa? Ma non balbetti, non si preoccupare, l'ha fatto i trans o no? Ogni no, tanto... Baldracche sì, ma trans no. Baldracche sì, trans. Senti come parlano, poi siamo noi volgari. Io mi insomma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto, buonasera. Parenzo non è l'eroe che meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. Vai tigre, vai cavallo. Parenzo. Mamma mia David, mi hai fatto eccitare. Mamma mia tigre, come hai devastato Cruciani e Vannacci, i due giullari di corte. Anzi, Cruciani è il giullare del giullare. Mamma mia, sei una tigre. Voglio dire solo una cosa, 1, 10, 100, 1000, 1 milione di Vannacci, caro Parenzo, hai capito? Hai capito? Hai capito? Ma se lui entra in politica, caro Parenzo, ci si diverte! Pronto, senta, io ho sentito dire adesso lei che dice che l'Italia è un paese di merda. No, l'Italia è bella e non è un paese di merda. Bravissima. È un paese Bravissima. Da alzarci tanto di capelli. Sai cosa so? Ci sono gli uomini di già merda, lo so, quelli che ci fa sentire e anche lei che si permette di sfoggiare, esatto, di dire tutto di quello che vuole. E invece lei è una persona che dovrebbe vergognarsi di quello che dice, vergognarsi dovrebbe, va bene? Cos'è la patria? Se non l'aria che respiriamo, il profumo del pane la mattina, le campane che suonano la domenica, quello che ci hanno insegnato i nostri genitori. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi sta girando la testa. La prima cosa che mi fa girare i coglioni vorticosamente oggi, la prima cosa, te la dico subito, ve la dico subito. Massacrata, sgozzata, fatta a pezzi, gettata da un burrone dopo aver nascosto per 3 mesi i resti in un freezer ordinato online. L'assassino, reo confesso, in aula dice: provo un gran bisogno di riparare alla mia condotta. Provo un gran bisogno di riparare alla mia condotta. Ripeto, massacrata, sgozzata, fatta a pezzi, gettata da un burrone dopo averne nascosto per 3 mesi i poveri resti in un freezer ordinato online, e se non fosse stato per un passante, lì restavano i resti, peraltro con una specie di sostituzione di persona si era finto lei rispondendo per mesi e mesi alle chat private. Ricordate l'assassino di Carol Maltesi? Era passata anche attraverso questi microfoni. Una pornoattrice, chiamiamola così, OnlyFanser, eccetera, eccetera, uccisa dal suo ex fidanzato. Perché uccisa è dire poco. Ebbene, i giudici hanno deciso il reinserimento del killer. Perché lui sente un gran bisogno di riparare. 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 La giustizia riparativa. I genitori hanno già detto che non gliene frega un cazzo di quello che prova questo signore. Eppure la giustizia riparativa. A me questa giustizia fa schifo. Te lo dico subito, fa schifo. Donato! No, vabbè.
non c'è bisogno di fare donato in questo caso, non c'è bisogno di fare. Seconda cosa, certo, il mondo animale è bello, il mondo animale è sempre gentile, l'essere umano invece è cattivo, è cinico, è disumano. Ma ti leggo questa notizia. Australia, anzi Perth, Australia. Una ragazza scrive un post su Facebook sul suo Rottweiler: è come un figlio per me. E altre lodi a questo animale. Poco dopo il cane la sbrana, braccio quasi staccato. Messaggio per gli animalisti animalati del cazzo che in questi giorni mi stanno rompendo i coglioni sulla questione degli animali e dei maiali, soprattutto dei maiali. Il mondo animale è peggio di quello dell'uomo. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Ma guarda, io stamattina ero bloccato in mezzo al traffico, a un certo punto non riuscivo a districarmi perché hanno chiuso una serie di strade e sì, avrei voluto avere il parere del generale Vannacci. Poi mi sono recato al lavoro, non è partito un servizio, non è partito un servizio perché in regia c'era un problema e ho chiesto l'aiuto del generale Vannacci. Poi sono andato a pranzo con dei collaboratori della mia trasmissione. Il primo non è arrivato ed è arrivato freddo, volevo chiedere l'intervento del generale Vannacci. Ho ripreso la macchina, sono tornato a casa, non trovavo parcheggio per fare la trasmissione e volevo chiedere il parere del generale Vannacci. Questo semplicemente per dirti che cosa? Che nella terza puntata del meraviglioso programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, il generale Vannacci veniva, no, lo ripeto perché è incredibile, veniva intervistato sull'universo mondo e anche l'ottimo Gasparri, vicepresidente del Senato, oggi mio ospite all'aria che tira, mi faceva notare che oggettivamente la presenza del generale Vannacci comincia a essere sovraesposta e al generale Vannacci chiediamo ogni cosa del cambiamento climatico, è diventato un tuttologo, state distruggendo la credibilità del generale Vannacci. dell'esercito italiano. Vuoi sapere un commento su questo terribile fatto di cronaca del freezer? Chiama Vannacci, perché chiami me? Chiama Vannacci, tu non devi chiamare me. Dirà che c'è troppo perdonismo. La nostra super tata stamattina mi ha detto: guardi dottore, si è rotta la lavatrice, chiami Vannacci. Ho detto chiami Vannacci, che c'entra adesso? Ho detto chiami Vannacci, se si è rotta la lavastoviglie non deve dirlo a me, ho detto. E lei mi ha detto: no, lo dico a lei perché deve pagare. Esatto, lei. Ho detto: no, io non pago niente, dottore. Lei deve chiamare Vannacci. E mi ha detto: scusi, guardi, che sono due giorni che è rotta. Io non mi interessa. Lei, cara Tat, chiami Vannacci. Cioè, Vannacci risolve i problemi. Basta, io non ho altro da dire. Allora, posso dirti un'altra cosa invece? No, lo dico a tutti quelli che in questi giorni stanno lì a parlare di migranti, di accoglienza, che dobbiamo essere un paese accogliente, che in fondo la mano dura è sbagliata, la mano pesante è sbagliata, che i respingimenti sono sbagliati, che bisogna accogliere tutti perché volemo se bene, perché l'Italia è un grande paese accogliente, perché in fondo sono più disgraziati di noi. Ti voglio fare una riflessione molto molto cinica all'inizio di questa emissione radiofonica. Voi siete disposti a condividere il nostro benessere qui in Occidente con una moltitudine di persone che viene dall'Africa? Alla fine i discorsi sono molto semplici. Voi li rendete complessi voi i discorsi. Voi siete disposti a condividere il nostro benessere, il benessere costruito da noi qui in Occidente, di cui ci vantiamo e non ci vergogniamo, e non ci vergogniamo e nemmeno tu ti vergogni, con una moltitudine di persone proveniente dall'Africa? Io no. Posso dirti una cosa? Non voglio condividere questo benessere con nessuno tranne con chi decido io. Alla fine siamo qui a discutere di quello che è molto semplice. Il mio benessere non lo voglio dividere, non lo voglio condividere con nessuno tranne con le persone che decido io. Alla fine i discorsi stanno a zero. Certo, è così il discorso. Sei disposto a condividere il nostro benessere con qualcuno? La risposta degli italiani della Costituzione italiana è no.
Questo è il punto. Sarà una con una frase alla Vannacci, l'articolo 27 della Costituzione. Ma l'avvocato Trucco andasse a fare in culo. Il suo benessere, il benessere dell'avvocato Trucco non lo condivide manco con un povero negretto in giro per strada. Dico negretto tanto per dire, un povero mendicante per strada. Dai, su, non diciamo puttanate. Avvocato Trucco, se tu mi chiedessi, avvocato, ma non me l'hai anche chiesto, vuoi condividere il tuo benessere con, ad esempio, faccio per dire, Soumahoro o con il generale Vannacci, io senza esitazione alcuna, senza esitazione alcuna, ti dico che il mio benessere lo voglio condividere con Soumahoro. Lascia stare che poi Soumahoro il suo benessere l'ha condiviso l'altro, con la moglie e la suocera, lascia stare che poi Soumahoro ha condiviso il suo, e questo va, è un altro tema. Ma se tu mi dici se i nuovi italiani sono in arrivo, questo è il tema, su quei barconi, caro Vannacci, caro Cruciani, caro Del Debbio, cari tutti, su quei barconi stanno arrivando i nuovi italiani. Ma non il dire, futuro ma non dire puttanate, davvero. Guarda, è che stai dicendo così, una cosa, per carità, fai bene a dirla, arrendere, ma è estremamente poco impopolare. Arrendere. Non sono stanno i veri italiani, per adesso sono dei signori nessuno con una X senza nome e cognome che vengono qui, giustamente per loro, per migliorare la loro condizione, ma non ce ne possiamo fare carico, basta con questa puttanata. Appena tu, io divento tu pazzo, e Vannacci, guarda, dovete rendervi conto che il prossimo generale, il prossimo Vannacci sarà un Abu Babalà Soumahoro. Comunque, posso dirti una cosa? Faccio per dire posso un dirti una cosa? Io pensavo che questo poliziotto, questo giovane poliziotto che l'altro giorno a Milano, adesso cambia argomento, si è presentato a parlare con i giovani di nuova generazione, di nuova degenerazione, ultima degenerazione, come stracazzo si chiamano, fosse un mito perché è riuscito ad ammansirli. Ma tu ti rendi conto che un poliziotto, per carità, non voglio attaccare la polizia, un poliziotto si è messo a discutere, tale Alessandro Palmieri, commissariato di Cinisello Balsamo, arrivava l'ambulanza, così li ho convinti a spostarsi, bloccare il traffico non aiuti i loro ideali. Questo si è messo a discutere amabilmente con della gente che bloccava il traffico e che chiedeva e che ha detto che avevano avvertito loro l'ambulanza. Cioè, in Italia, quando io dico che in Italia il manganello non si usa più, è perché uno si deve mettere a discutere con quattro cialtroni, con quattro cialtroni nulla facenti che bloccano le strade, ma ti rendi conto? E tu lo esalterai adesso, modello di non violenza, il poliziotto, gli ecoattivisti, te ha fatto benissimo a dialogare, a fare, no, sbagliato, non ha fatto bene, ha fatto malissimo, bisognava sgomberare, no, sgomberare, fermi tutti. Mamma mia. Voglio il generale Vannacci a Sanremo. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. A me piacerebbe tanto vedere te e quell'altro coglione di Mario Giordano sopravvivere un solo giorno in Africa. No. Vorrei proprio vedervi. Non ti darò questa soddisfazione. Coglioni che non siete altro. Ha ragione Parenzo, ci siamo rotti il cazzo di questi chic alla Porro, alla Cruciani, che guadagnano botte e valanghe di soldi e poi rompono il cazzo a chi guadagna i soldi ed è di sinistra. Tra i radical chic e i fascio chic, io preferisco i radical chic. Ha usato l'espressione fascio chic che tu un po' hai utilizzato ieri nei miei confronti, vergogna, per questa cosa qua, i fascio chic. Non posso dire chi mi scrive, se ero io all'eco coglione Yemenavo, ma è un avvocato che mi scrive, che non è l'avvocato Trucco, se ero io all'eco coglione Yemenavo. E siccome siamo venerdì, cioè oggi è venerdì, voglio rimetterti in onda alcune cose degli attivisti e del poliziotto. Quando l'attivista a un certo punto di ultima degenerazione, che dice, noi abbiamo fatto passare l'ambulanza per correttezza, ma li mortacci tua, come se fosse una concessione di questi quattro stronzi. No, concessione no, ma ti sta spiegando che... Aspetta, senti la risposta che viene da uno dietro, da un automobilista. Noi abbiamo fatto passare l'ambulanza per correttezza. Scusatemi, questa cosa non è minimamente. No, ci fate che raghe, non è un modo di manifestare.
Senti, la gente normale dietro che dice vai a fare in culo, e poi questi che invece chiacchierano. Gente normale che lavora con gli scooter, con la macchina. Sì, che... ho capito, ma la sostanza è che hanno fatto passare la sostanza. Senti, è che hanno fatto passare o no l'ambulanza? Ma io voglio farti sentire il colloquio col poliziotto, perché il poliziotto non so se ancora questa settimana l'abbiamo mandato in onda, ma senti. Noi abbiamo chiamato il 118 per far sì che le ambulanze non passassero di qua. Abbiamo aspettato. Loro. Decidete voi però la tratta dell'ambulanza, capisci? Sì, no. Se l'ambulanza deve salvare una cosa, là, deve passare di qua. Va bene, va benissimo. Però, capisci? Ok, mi scusi. Li mortacci tua. Imprenditore durante un servizio di piazza pulita che parla di migranti. Imprenditore veneto, beccato con una telecamera. Non so, tale Marangon. Vai regia. La venivia a mano non si riesce più a farla per il semplice motivo che non troviamo il personale. Ma non ci sono più nessuno che vuole lavorare, neanche i negri, perché è troppo caldo. Di quante persone avrebbe bisogno? 4-5 persone, ma non le trovi. Vabbè, servono allora i migranti? No. Non penso. Well done. Guarda che sono cattivi, i negri sono cattivi. Hanno sui sangue che noi siamo dei ricchi e che noi sfruttiamo loro. Ma guarda che è così, Sono cattivi i negri nel sangue. Vabbè, comunque è facile mettere lì una telecamera davanti a un disgraziato e fargli tirare fuori questa frase, dai, su. Bellissimo. Ma perché è disgraziato? Perché è disgraziato? Sono cattivi i negri, nel sangue. Ma non è un disgraziato, è incredibile. Coglione, è incredibile. Sì, anche secondo me, ma gli è venuto fuori dal cuore, come quelli che trovi tu. È stato un grande scoop giornalistico individuale. E lì abbiamo visto le condizioni in cui vivono e lavorano i migranti. Nel tuo silenzio assoluto. Spatalino e i migranti. Vai. Siamo in Italia, il paese delle improvvisazioni, il paese del Bengodi, dove scialacquano elementi strani che dobbiamo mantenere. Mi viene da ridere quando certi compagnucci della sinistra dicono che questi contribuiranno a farci pagare le pensioni. Noi intanto li manteniamo per anni. Adesso lancio un appello accorato, amichevole, ad un altro santone di sinistra. E sono tutti di sinistra, quelli che hanno il cervello un po' particolare, che bisognerebbe seguire attentamente. C'è un noto cantante di nome Claudio Baglioni, melodico. Lo senti volentieri, melodico. E vorrei che si contenesse, perché già ha rilasciato dichiarazioni pro migranti, basta barriere e tante sciocchezze castronate del genere. Sa cosa le dico, egregio signor Baglioni? Secondo te Baglioni lo ascolta? Cosa le consiglio di farseli portare un po' a casa sua? Perché io sono stanco di sentire i vostri sermoni di sinistra. Claudio Baglioni, portala a casa tua. Traduzione, portali a casa tua e poi ne parliamo. Allora, musichetta per favore melodica, musichetta melodica per favore. Mamma mia. Crosta, 1 anno. Freedom, 5 anni. Crusca, 2 anni. Pumba, 5 anni. Dorothy, 16 anni. Mercoledì, 3 anni. Bartolomeo, 6 anni. Ursula, 6 anni. Carolina, 6 anni. Chi è sta gente? Spino, 6 anni. Aspettavano la colazione come ogni mattina. Scodinzolavano. Li hanno ammazzati senza pietà. Ma li mortacci vostra. Io dico li mortacci vostra. Crosta, 1 anno. Frido, non sono esseri umani. Sono maiali, li mortacci vostra. Marco da Como, vai. Marco da Como. Porca puttana. Grazie. Milord. Marco, dimmi.
Way, Milord. Uno che spara. Stasera c'ho in testa di mortacci vostra. Cioè, stasera c'ho in testa di uno che spara le anatre e l'altro che fa la braccata. Io la non ho mai sparato, anche perché non lo potevo fare. Ma anche no, se l'avessi fatto, non lo dico. Io andavo con mio zio. Era in Madagascar, nessuno controllava, figuriamoci. Andavo con mio zio. Cacciatore di cui sono orgogliosissimo, andavo tempo fa in Africa, dove lui andava lì anche per stare ore in un acquitrino a vedere dei, credo che fossero delle anatre, che a un certo punto prendevano il volo e puff, c'era uno sparo e c'era un'uccisione. Normale, ma normalissimo, è normale, ma è regolare, sì, come dice lo stiamo. A me non mi frega un cazzo di quello. Io volevo dire che non mi interessa niente del discorso dei 10 maiali uccisi o cazzi vari. Il fatto è che tu paragoni il fatto dei 10 maiali uccisi a per proteggere dalla peste suina. Ma il, di quello si occupano altre persone. Io dico, se c'è la celere, se c'è la celere davanti a un posto, ferma, se c'è la celere davanti a un posto e vuole entrare, ci sono quattro imbecilli che vogliono impedire alla celere di fare il lavoro per conto della ASLO, di non so che. Quelli là a un certo punto entrano. C'è poco da fare, non è che il manganello non si possa usare. In ogni qualche volta, per fortuna, viene usato anche il manganello in questo caso. Fermi là, fermi. Mamma. Si unirà al telefono che a Zanzara da pallotto 00240024 oppure si unirà a facciamo i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Para Giorgia, è inutile che dici non voglio fare diventare l'Italia il campo profughi d'Europa. Non è tra manieri l'Europa, Giorgia, l'Europa se ne sbatte le palle di quello che dici tu e di quello che pensiamo noi italiani. Quindi via dall'Europa, via dall'euro, Italia libera e sovrana. Giorgia, solo tu puoi fare questa cosa. Italia libera e sovrana. Ora aspettiamo l'unanimità, l'unanimità dei 27. Ci sono 7.000-8.000 cristiani che arrivano in Africa tutti noi, non sapevano ne minchia la mammette, le travaglio un cenne per noi italiani e noi avessimo a campare, avessimo a foimare a chi secondo due pezzi mei di parenza e tutta la sinistra italiana sorosiana, avete a chiccare a sangataro cuore, bastardi maledetti. Stop Giorgia, stop, mettici un freno, ni scemi l'Europa, facciamo caos, facciamo poi dirlo, comandiamo un'agere in San Noace, non l'Europa, ne sbatto una minchia a von der Leyen e a Guterres pure, a tutto quanto so, sono tutto accogliente, ancora. Sono tutto accogliente con colo, Giorgia, tutto accogliente su, conosco Deretano, ora baixa, noi italiani ci siamo cacati la minchia, ci siamo rotti il cazzo, chiudiamo tutte cose, pigliamo quattro belle navi di chi è importante, di chi cannone in vista, e mettiamo da Lampedusa e finiamo la coscia abbuffonata, hanno rotto tutti la minchia. Però vedi, caro Davide, l'ex grillino palermitano, perché Nino veniva chiamato così tempo fa, un nostro interventista, e nella sua esagerazione, naturalmente, l'Europa, le cose, dice alcune verità. Alcune verità le dice, non è che non le dice alcune verità. E interpreta, come spesso succede in questa emissione radiofonica, interpreta il sentimento popolare. Cioè, interpreta quello che la gente pensa. La gente pensa che ci siamo rotti i coglioni di accogliere 6, 7, 8 mila persone a Lampedusa, questo è il punto. Poi ma c'è la politica, la mediazione, le complicazioni, eccetera. Ma di fondo la gente normale, la gente normale, cioè quelli che vanno a votare, per esempio, quelli che vanno a votare, pensano che stop. E vedrai che la Meloni, se non ferma questo stop. Profluvio, pensano che questo stop. Certo, pensano certo, che stop. Sì, ma come sì, pagherà, ma cosa pagherà elettoralmente. Vannacci, cosa sei? No, Vannacci, che c'è? Vannacci non lo dice così, Vannacci non parla di immigrazione, mi sembra che non parli di immigrazione, dottor Vannacci. Prima di presentarti un ospite per affrontare un tema molto serio, perché ci sono delle minacce in corso, anche minacce gravi, ti faccio risentire quello che hai fatto questa mattina nella tua trasmissione, dove c'era un sindaco che hai massacrato. Hai messo al pubblico ludibrio un sindaco, tal Polidori. No, come no? No, lo hai messo davanti a un plotone di esecuzione, il cui primo quello che spingeva il bottone, sai quando si spinge il bottone della ghigliottina? Sì, il primo eri tu. Chi era? Il primo eri tu. Il primo
eri tu, il primo eri tu. Lui si chiama Polidori, non so manco di che cosa, che è lista civica, Lega, che cos'è questo Lega? Polidori? No, Lega. Allora, signor Lega, Polidori, Lega. Signor Polidori, che cosa mica ha messo a mica ha buttato per strada due bambini che poi avevano 16 anni. No, li ha messi in un posto senza luce, senza l'acqua, cosa, la luce. Ma non li ha messi a pane e acqua, invece di metterli in un albergo da 250 euro che noi paghiamo, li ha messi in un'altra struttura. Ah, che cosa grave che ha fatto! Doveva ospitarli una struttura che era mezza illegibile, però. E gli ha dato pure le brandine, ha detto. Certo, ha dato le brandine. Comunque, sentiamo. Ho dato loro comunque delle brandine, i servizi igienici, il minimo indispensabile. Ho portato ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, sindaco. Perché abbi pazienza. Scusi, non è che mi eleggono per quello. Ho preso sindaco da mangiare Polidori, per tanto mi scusi. Allora, vedi il plotone di esecuzione, conduttore più altri là con quello in mezzo. No, non l'avete massacrato, vai ancora. Dice, le ho dato le brandine, sì, come se l'avesse portato al St. Regent, non so, nel grande hotel del Ritz di Londra. Gli ha dato delle brandine. Ho fatto quello che riuscivo a fare. Lei cosa avrebbe fatto, mi scusi? Ma io, guardi, la camera d'albergo, francamente... Avrebbe speso 290 euro a notte. Io, francamente, per due bambini... Io, francamente... 600 euro a notte. Giustamente uno si pone il problema che se questo qua poi ne fa arrivare, se ne arrivano altri 200, dove li trova i soldi? 290? Allora, dice così sono disincentivati a venire, certo, così poi dicono agli altri guarda come ci hanno trattato. No, bello, ma questo no, bello. Questo non l'ha detto, questo l'ha detto dopo, che voi avete tagliato disincentivo. Sentiamo. Lo avete che voi mandala tutta la trasmissione, dura due ore e mezza, mandala tutta. Io francamente, caro sindaco, però No, sono bambini, non dica che sono bambini. Per due ragazzi. Erano minori, avevano 16 anni. Per due minori. Non sono bambini. Per due, parliamo di due, per due ragazzi, sì, un paio di notti in un albergo. Sì. Io francamente li avrei messi. Ecco, eccolo là, io li avrei messi. Ma tu non fai il sindaco, fai il conduttore di una trasmissione, sì, e conduttore pure, sì, di un'altra trasmissione. Tu, sì, non fai il sindaco, sì, sì, tu, sì, non fai il sindaco. Ho dato loro delle brandine, servizi igienici, il minimo indispensabile. Questo è il punto fondamentale. Dai, questa è la storia. Se si ripete, vengono 10 per 10 giorni. Se cominciano a venire 10, i soldi il comune non ce li ha. Ma la gente che amministra il comune che cazzo deve fare? Avanti tutti e viva tutti insieme. Mica l'ha buttati per strada. Sempre a dare addosso a queste situazioni. Abbiamo qui Silvia Sardone, applausi, Lega, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, buonasera cara onorevole. Allora, Silvia Sardone indossa una maglietta, chiaramente non è che la indossa tutto il giorno, la indossa per farla vedere, per dimostrare quella battaglia che sta facendo. Facciamola vedere bene, Silvia Sardone, non a quelli che ascoltano, ma a quelli che vedono. No al velo islamico che ha messo sopra, sì, il vestito, questa, naturalmente. Sì, perché non è che ci vado in giro. Questa è la maglietta che ho messo in, sì, Parlamento europeo, certo, durante, certo, la discussione ad un anno di distanza dalla morte di Mahsa Amini, che veniva fatta proprio per la battaglia che stanno facendo le donne in Iran. Però evidentemente uno non è neanche più libero in Europa e in Italia, sì, di esprimere posizioni, come, forti ma motivate sul velo islamico, sulle moschee abusive, sull'islamizzazione in Europa, senza ricevere minacce di morte. È oggettivo. Ha ricevuto minacce di morte. Oramai sono, no, questo alla, mi dispiace, sono moltissimo, alla ma... quinta denuncia che deposito in procura. E quindi questo diciamo che mi sembra una roba abbastanza. Questo è molto molto grave, deve avere tutta la nostra assoluta solidarietà. Il dottor Biancodosi è il primo di sinistra che me la fa. Non c'è stata una donna di sinistra che io non so di sinistra, io faccio il giornalista. Sicuro, diciamo, non è di destra. Però io faccio il giornalista. Intanto io faccio il giornalista. Se lei non è di sinistra, io ad oggi non ho avuto nessuna parola di solidarietà da nessuno. Sì, però Davide, se tu non sei di sinistra, io sono un giornalista. Io sono all'altra.
dai, no, su, adesso, oggettivamente. Ma può essere. Ho capito, io però sei di sinistra, non te ne devi, non te ne... Valuto, se non lo è, non l'ho ricevuto da nessuno. Valuto le cose che vengono dette. Ad mi esempio, chiedo dove siano le donne di sinistra che si tagliavano le ciocche per Masciamini. Al di là della sinistra e della destra, la dottoressa Sumaya, moglie di Abdalla Kabakebji, già consigliera comunale a Milano, porta il velo. Sì. Perché la dottoressa Sumaya, italiana, come dice la Santa Chiesa, italiana, io sono italiana, italiana, allora? Italiana, e difendo il made in Italy, italiana. Vabbè, allora? Perché la dottoressa Sumaya dovrebbe togliersi il volo perché il velo, perché l'ottima onorevole Sardone indossa una magliettina per fare della propaganda politica? La maglietta politica non c'entra niente, perché la maglietta era contestualizzata all'interno di un dibattito in Parlamento perché europeo. Deve offendere milioni di musulmani? No, ma io non offendo nessuno, mi perdo. Milioni. Bene, posso rispondere? Che portano il velo, portano il velo, e non sono dei kamikaze. No, perché io posso dire la mia, non adesso poi do la parola a Sardone. Aspetta, io do la mia. Aspetta, ti do la mia opinione. Allora, io sono a favore di questa battaglia, della battaglia, perché in Europa è successo anche in Francia, che non mi pare un paese totalitario. In Francia, ma come sai, la Francia sbaglia, sinistra Benito, o di Macron fa il velo è un pazzesche. Segno di oppressione, è un simbolo di oppressione. Ma assoluta, perché è così, che uno ne sia convinto o meno. La Francia, allora, di Macron, Sardone, ha vietato i simboli religiosi tutti, anche meno il crocifisso. Per me è una bestialità. Sì, allora, per me è una bestialità. La questione è molto semplice. Io se la ho trovato vergognoso, ho trovato vergognoso e incoerente il fatto che durante ci fosse una discussione in Parlamento europeo sulla situazione delle donne in Iran e poi la stessa Commissione europea promuovesse il velo islamico sulla conferenza sul futuro dell'Europa, per gli eventi sulla gioventù, nelle pubblicità sui social, comunque, guarda, nelle pubblicità sull'ambiente, persino per il giorno dell'antiomofobia. La sostanza, allora, c'è un minimo di incoerenza, ma al di là dell'incoerenza non c'è niente dell'Europa, però la sostanza è che tu pensi che il velo islamico debba essere proibito, che le donne debbano andare in giro senza velo. Questo è il punto. Se uno dice no al velo islamico, è evidente che sei contrario al velo islamico. Io ritengo che il velo islamico, e rivendico la possibilità di dirlo senza ricevere minacce di morte, non sia un simbolo di libertà, ma un simbolo di sottomissione. Se così non fosse, ok, lo devi andare a dire quando questa settimana abbiamo letto dell'indagine a Cremona su due genitori accusati di costringere a forza la figlia a mettersi il velo, senza citare Saman, che poi ha chiamato il telefono azzurro ed è iniziata l'inchiesta. A Brescia, 5 anni di carcere per il padre, la madre e il fratello, per 4 ragazze pakistane considerate non buone musulmane, e per tutte le donne che non sono libere oggi di scegliere chi amare, sono dei come andare quelli, in giro, ma non è, cioè, è un po' mio. Onorevole, sono dei reati, perfetto, è evidente. Io dico che è un po' miope non vedere il fatto che, dato che io più della metà della settimana la vivo tra Bruxelles e Strasburgo, ok, è evidente l'islamizzazione presente in molti quartieri. Non ho problemi a dirlo che quello non è il futuro che voglio per Milano. Però tu sei dell'idea che il velo islamico, che non il velo islamico di libertà. No, è che debba essere in qualche modo tolto, perché tu vogliono metterlo nel, voglio dire. Io se vogliono mettere dove, nel privato? In Italia, no, io dico che in Italia le donne devono essere libere di andare in giro senza il velo islamico. E dato che non penso che il velo islamico sia una libertà, io sono contraria. Ma se uno se lo vuole mettere? Cioè, se uno se lo vuole mettere? Sumaya, lei la conosce Sumaya? Guardi, la conosco bene. Io non penso che sia una scelta libera. Allora, lei vuole togliere il velo alla dottoressa Sumaya Kabakebji. Io non penso che sia una scelta libera, ma soprattutto, signora, sono preoccupata del fatto che ho capito dove mi vuole portare. Io però allora, le do il numero, un'altra cosa. No, non voglio parlare sua, le do il numero di Sumaya. Ma guardi, non ce l'ho già, guarda, la informo che ce l'ho già. Abdalla Kabakebji. Eravamo in consiglio comunale insieme. E allora chiami Kabakebji, che è un medico siriano italiano. E quindi, scusi, in Iran le donne sono libere di andare in giro senza velo? Signora, l'Italia non è l'Iran. Ma lo diventerà il primo. Bene, posso
sentire questo. Allora, Bruxelles non è l'Iran. Bene, io invece ho paura che a breve questa glielo diventi anche il crocifisso. Il nome più usato per i bambini a Bruxelles, Oslo e Berlino è Mohamed. Non è, anche la è Mohamed. Ma è la kippa si può portare o no? Mi spiega perché la Commissione kippa. Europea non utilizza ragazzi con la kippa per promuovere le giornate della gioventù europea, sbagliato. Ma solo le donne con il velo. Tutte perfetto. Tre. Allora, kippa, ma è evidente che ci sia una sottomissione culturale, no, che signora, non c'è non nei confronti della kippa. Onorevole, ma stia tranquilla. No, però io posso dire ragazzi, lei che è di religione ebraica. Io le ricordo che in tutta Europa gli ebrei scappano dalla Francia, dalla Svezia, dal Belgio, dalla Germania, per gli atti antistemiti che ricevono dai musulmani. Ragazzi, io non credo che ci sia. Fermi tutti, fermi, aspetta, adesso torniamo. Adesso torniamo. Io fermi tutti, vi devo dire una cosa. Adesso torniamo, vi devo dire una cosa. Allora, io considero, e ci ho riflettuto a lungo, devo dire la verità, perché io sono un libertario, dunque penso che ognuno possa fare quello che vuole, mettersi il velo, coprirsi, eccetera, eccetera. Però è abbastanza evidente che una donna, i capelli, il viso, lo voglia tenere aperto, lo voglia tenere al vento, lo voglia tenere non coperto da un velo. La scelta, purtroppo, non è mai libera, perché c'è dietro una cultura oppressiva, perché è così, una cultura oppressiva che considera la donna inferiore, di cui il velo è un simbolo. Perché gli uomini non vanno col velo e invece ci vanno le donne? Perché, no, lo perché devono coprire, perché devono alla vista degli altri coperta, uomini, certo. E questo che cazzo è se non è sottomissione? Fermi tutti. Ma scusami, guarda che... La notizia di oggi è che Berlino finanzia le ONG. Ma andate a fare in culo, va! Dovete aiutarci a finanziare l'esercito per fermare gli sbarchi, stronzi! Beh, devo dire la verità che pur non utilizzando gli stessi termini, oppure utilizzandoli, non me ne frega nulla, assolutamente, è abbastanza incredibile. È abbastanza incredibile come il governo tedesco, no, è anche di oggi, sì, anche di oggi, diciamo, si esalti, comunichi pubblicamente che versa dei soldi a un'ONG che opera nel Mediterraneo per portare migranti in Italia. Ma l'ONG non sono la camorra o l'andrangheta, no, però. No, non dico questo, assolutamente. Cioè, lo stai dicendo, come dice, sai, l'ONG ha finanziato la latitanza di Bernardo Provenzano. Grave, gravissimo, no, ovviamente. No, ma sto dicendo ma che sarebbe sto dicendo da condannare. Che qui... lo state dando la notizia come se avessero finanziato dei pazzesca. Criminali. Ritenete le ONG delle organizzazioni criminali? Tu e l'onorevole l'ottima onorevole Sardone in ma studio nessuno, non penso nessuno. Diciamo, non, ve lo chiedo, diciamo che secondo ritene, me voi delle destre, ma le voi destre delle io non destre, sono di destra, per cui eccomi, no, hai detto che io sono di sinistra, libertario, giornalista delle io destre, sono un libertario, il giornalista sono, delle ma destre, se vuoi classificarmi così, e l'onorevole Sardone e l'adorabile perché bisogna dire tutte le cose come stanno, perché è adorabile, adorabile onorevole Sardone, non è conosciuto ritenete per la sua adorabilità, voi, in realtà, per essere una ritenete voi, io ritengo che la solidarietà europea sia inesistente e sono Sardone, i finanziamenti all'ONG siano vergognosi. Vannacci, ritenete voi Vannacci ONG, ritenete voi Vannacci, Sardone, chiedete a Vannacci, secondo me ecco, l'opinione di Vannacci è importante da sentire. Ad esempio, allora, leggo... l'ONG sono delle organizzazioni criminali? Se dite di sì, ma che c'entra criminali? Ma che cosa c'entra? Io dico, dai, se sono dei criminali, no, perché dice la Germania finanzia, allora, no, però non è vero, da una parte finanziano questa organizzazione, dall'altra sì. chiudono i confini, fanno respingimenti, sì. spesso illegali, e quindi insomma, sono e dei non criminali. Vogliono fare il governo tedesco è un governo di criminali. Io non sono d'accordo ai finanziamenti alle ONG, ma dove problema? Bene, cioè, ma glielo dica al governo tedesco, glielo dica al governo tedesco, dice siete dei criminali, glielo dica tranquillamente. Sì, ma non è che siete dei criminali, ma dire che sbagliano, dire che sono dei criminali ragazzi, è un'altra cosa. Allora, cosa. Va bene, dai, finanziamo l'ONG, va bene. Vi leggo. Io non dico niente, io non lo so se è giusto o sbagliato. Allora, leggo. Io dico che le ONG, non sono la camorra, ho capito. Svolgono un ruolo che è quello dell'accoglienza, quello di salvare le gare. Ritenete questo sbagliato? Metteteli fuori legge. Per salvare le vite basterebbe non farli partire da questa notizia. E allora se mettete non partono, fuori, fate così. Mettete tant'è fuori legge che le ONG. Il minimo dei morti in mare li abbiamo avuti quando Matteo Salvini Allora ragazzi, vi elenco alcune delle minacce arrivate per questa storia della maglietta, no, al velo islamico all'onorevole Sardone, che sono le seguenti. Se becco questa vi giuro che l'accoltello, anzi, ma comunque uguale.
un altro che si chiama Aledin Larbi. Dovete crepare te, dovete crepare te il tuo carissimo amico Salvini, vi soffocherei uno ad uno con lo stesso velo che criticate così tanto. È schifoso tutto questo. Inshallah muori figlia di puttana, giuro sei da bruciare. Un altro schifoso, ma vai a fanculo, l'Italia si farà sottomettere dall'Islam. Questo è molto serio, questo è schifoso. Ma lo so, ma lo so che lo pensi, non è ironico il mio. No, lo mio penso, non è ironico per niente. No, non è ironico il mio. Denunciati uno a uno. Ma vai a faccio per l'ennesima volta. Uno a uno. Ma vai a fanculo, l'Italia si farà sottomettere dall'Islam. O diventerete musulmani come noi, o per voi non ci sarà posto in questo paese. Di scrive un tale Amin Walishan. Io dico puttana, ti taglio la gola. Lei ha chiesto la scorta. Io ho segnalato, diciamo, io continuo a fare le denunce. Ieri. Ma lei ha qualcuno che la segue, qualche che la dico su qualcuno che la segue in questi giorni? Perché è arrivata anche una minaccia puntuale lì. Qual è l'ultima minaccia? Sì, l'ultima è una mail che dice in inglese, la traduco, dice ti ammazzerò, sto arrivando in Italia, se non dici scusa ai musulmani io ti ammazzerò, devi aspettare solo 4 giorni. Me l'ha mandata 2 giorni fa, quindi mi mancano 2 giorni di vita evidentemente. Fa accapponare la pelle, questo è vergognoso. E poi ho minacce di morte per i miei figli, che ovviamente diciamo si sono preoccupati e quant'altro. Ma se, cioè, io questo per sapere una battaglia politica sull'uso del velo. Io non dico è che, non no è che, al velo islamico, come lo dicono migliaia di donne iraniane che combattono per non metterlo. No, è possibile che in Europa chi fa una battaglia del genere poi si ritrovi minacce di morte? Cioè, non venga siamo in Arabia Saudita, siamo in Europa, cazzarola, no? Cioè, non è normale. Non è normale. Io tra l'altro è una battaglia che assolutamente rivendico. Cioè, io penso sinceramente che il velo sia una costrizione. Perché dobbiamo dire a tutti i costi che sia simbolo di integrazione? Perché dobbiamo retrocedere sui nostri diritti, sulla nostra cultura? Ma non è retrocedere io sui non nostri. Voglio un futuro di veli islamici ma quella in coppia Italia che le ho cita. Non la ma voglio, scusi, posso ma dirlo, perché la moglie posso di rivendicarlo Abdalla Kabakeggi senza si dovrebbe ricevere il velo messaggi per di morte? No, ma sì, il punto, sicuro. No? Cioè, poi ma la visione che certe comunità che hanno delle donne, lui sta dicendo, l'abbiamo Parenzo, vista. Perché una donna che indossa il velo teoricamente in maniera volontaria, la Francia l'ha fatto, no, peraltro, se lo dovrebbe togliere per legge, questo è quello che dice Parenzo. La risposta è perché non è, perché sta meglio senza, posso dirti? Questa è la risposta, perché sta meglio senza velo. Ma no, perché e allora una... perché imponete anche la gonna sotto la caviglia, sotto il ginocchio? Ma dai, ma che perché non la imponete per guardi, legge? Guardi, le do questa notizia. Io adesso ho messo la maglietta che mi avete chiesto, ma io ho una gonna sopra il ginocchio. Forse qualcuno, qualche musulmano non vorrebbe questa cosa qua, la informo. No, ma tutti io noi voglio, vogliamo vedere le gambe voglio, delle signorine, io non si preoccupi. Un paese nessuno, in cui una il paese donna sia libera di andare sono in giro. Stati Uniti. Ma non mi sembra gli che Stati non Uniti mi sembra sono che un paese in libero, onorevole. A me si possa mettere tranquillamente onorevole, la gonna negli Stati Uniti. Se uno è di fede onorevole, il mio modello posso sono dirti, gli nelle Stati famiglie Uniti. Islamiche, nelle famiglie negli islamiche. Stati no, Uniti, però, ognuno si veste come ma cazzo che di ma questo padre, è chiaro. Nelle famiglie islamiche, nelle famiglie islamiche, se c'è una donna, se vuole non se lo mette. Se c'è una donna, l'altro giorno era in studio a dritto e rovescio, una ragazza che all'interno della sua famiglia voleva abortire, anzi voleva un figlio, l'hanno fatto abortire per forza perché non era un matrimonio combinato, e due, non si poteva vestire come cazzo voleva, è molto più comune di quanto tu possa immaginare. Paco da Belluno vuole intervenire, caro Paco, dimmi, che c'è Paco? Ciao Cruz. Dimmi Paco. Ciao Parenzo. Dimmi ascolta, Paco. Sì. Ma ciao, no, fratello mio. Le minacce, no, nessuno non ha diritto di minacciarlo, nessuno meno di male, minacciare. Meno male. Però che ha tante ignoranze, Cruz, cazzo, solo anche per te. Lo so. Perché che vuoi, tu, che io vuoi. Solo con te, cazzo. Perché prima ma tu sei islamico? Lei, io... Tu sei islamico? Ma tu sai benissimo che sono islamico. Io non lo so, non credo che sei praticante comunque, non sei uno ma proprio. Altro che io pure sono pratica, anche mia moglie è praticante. Ma porta il velo? Porta il velo? Ma no. Non porta il velo. Non lo porta il velo non perché sta in Italia ed è una persona libera, questo è il punto. Anche se fosse in Senegal non lo porterebbe. Ma il discorso non è questo. Il ma se fosse non è questo. In Iran discorso... sarebbe obbligata a farlo, però. Ascolta. Ma certo, io ne ho per te. Aspetta un attimo, solo che parlo prima di Cruzani. Questa piazza è cazzo di Cruzani. Cruzani, tu sei uno stronzo, perché tu non puoi. Cioè, tu non puoi dire che l'Islam. Sì. Sì. Nell'Islam trattano male le donne. Beh, ma non è vero. Ma abbastanza evidente. Ma, non è vero. Ma abbastanza evidente. Allora, dimmi un'altra religione oggi. Altri paesi. Dimmi altri paesi a maggioranza dopo, di religione musulmana dove la donna ha meno diritti degli uomini. Solo Dio buono. Vabbè, adesso mi fa arrabbiare veramente questa sanità. Adesso mi fa incazzare. Ascolta qua. Il discorso non è questo. Il discorso è tu dici libertà. Libertà, allora la libertà vuole che se uno vuole mettere giù il velo, si mette il velo.
se non vuole mettersi il velo non se lo mette. Non stiamo parlando della burca, stiamo parlando non funziona così, perché non è che chi non vuole mettere il velo, ma allora dove è la libertà che state dicendo scegliere voi? Di ma guarda, allora dove guarda, la libertà che state dicendo voi? E scoprirai che non è così. C'è vivete? Una bellissima associazione musulmana con le Lucoi in Italia, ha chiesto ai tribunali di lasciare aperte le case di separazione, i menù halal nelle scuole, le moschee in ogni città. Ascoltami qua, porca miseria, lei Salvini e Cruciani vi dovete nascondere. Dove? Vi dovete nascondere, perché ci dobbiamo nascondere? Per fortuna possiamo coglioni, parlare. Avete rotto i coglioni, Cruciani. Hai fatto campagna elettorale per Salvini. Ma che cazzo dici? Io ho fatto campagna elettorale, figurati. Lo critico ogni giorno, povero imbecille di una spada di fuoco. Ogni giorno lo critico per mille cose. Dunque, non mi devi venire qua a rompere i coglioni a me, perché io sono una persona libera. Fai finta. Tu fai finta, tu sei il leghista convinto, cazzo. Vabbè. Tu sei il leghista convinto. Vabbè, cazzo. Devo liberare la signora Sardone. Vai a fare in culo, Paco. Che c'è? Dimmi, sì. Che c'è? Poi prosegui con me. Tutti. Ciao Silvia, grazie mille. Ciao. Fermi tutti. Piero, ma chi c'è di là? È il mio patrimonio, che dorme da mesi. La volatilità ti blocca, investire ti terrorizza? Moneyfarm lancia liquidità più, il portafoglio a basso rischio per investire a breve termine, con un rendimento annualizzato lordo a oggi superiore al 3,6% senza vincoli di tempo. Combatti l'inflazione in pochi secondi con una app. Passa Moneyfarm con un tap. Il capitale investito è soggetto a rischio di perdita. Informati su moneyfarm.com/radio. La Zanzara. La patria è il profumo del pane, Giuseppe. Giuseppe, questa è poesia, Giuseppe! È l'aria che respiriamo, il profumo del pane la mattina, le campane che suonano la domenica. Eccoci qui, Paco, allora. Paco, vai, dimmi. Sono qua, Cruz. Ascolta. Allora, se tu lo devi smettere. Patria. Cruciani, smettilo, cazzo. Allora, prima ti dico una cosa solo su Ti piace Vannacci, Paco? Ti piace Vannacci? Ma vai, fidati. Ma sto dicendo parolacce anche se mia figlia che mi sente, ascolta, se sono uscito della macchina. Paco da Belluno. Non si può parlare alla Zanzara, non si può parlare alla Zanzara con una figlia accanto. La patria è il profumo del pane. Ma Parenzo, come se qualcuno volesse dire la patria è il profumo del couscous. Va bene, il pane, nessuno butterà via il pane, nessuno, non ci sarà una sostituzione del cibo. Il profumo del pane. Perché Giordano non gli ha detto scusi, caro direttore, caro generale, ma nessuno vuole abrogare il pane, nessuno lo vuole abolire il pane. Scusi Paco, lei perché nessuno ma Parenzo, gliel'ha detto ma il generale conta balle anche, perché il generale io l'ho incontrato in studio a Rete 4. Poi pure. Dopo quando ci siamo salutati, che sì. Ne abbiamo parlato, no? Sì. Ma lui dice il contrario di quello che ha scritto sul libro e parla anche benissimo il francese. Allora questo qua è un gran sasso di cazzo che vuole fare soldi. No, beh, adesso stai dicendo cose generale, che scrive stai, generale, stai offendendo un generale dell'esercito italiano. Ma lei uno non che... ci crede, ma lei non crede un cazzo quello che sta dicendo. Ma il generale, gliel'hai detto? Io ho detto ovviamente perché è stato gentile parlare con me in francese, ma del discorso che mi ha fatto ho capito subito che questo qua è un baruffone, cazzo. Questo qua vuole solo i soldi, non vuole altro. Vuole solo diventare ricco. Paco. Tu fai tutti i modi per diventare ricco. Tu fai di tutto. Cruciani. Ma tu sei ma Paco, perché Paco sei veramente una vergogna. Appoggi anche il velo islamico. Tu che sei un libertario, un uomo di sesso, uno che gradisce la donna libera e anche molto libera sessualmente, perché a te piacciono le femmine, moltissimo ti piacciono le femmine. Hai detto che sei soprannominato spada di fuoco. Un gran maiale. Lorenzo, Cruciani è un grandissimo maiale. Ma questo lo confermo. È un grandissimo maiale. Io l'ho incontrato a Milano, ragazzi. Cruciani è un grandissimo maiale. Si dice in senegalese Posso dirti una cosa? Ho incontrato Paco e ci siamo messi a discutere. L'unica cosa a cui pensa è la figa. Cioè Paco da Belluno pensa solo ed esclusivamente alla figa. Ma c'è la moglie, scusa. Cosa no, c'entra? Ma in generale io non dico niente di quello che è la moglie o non moglie, non me ne frega niente. Lui pensa solo ed esclusivamente alla figa. E devo dire la verità. È l'unica cosa. Non raccontare le nostre cose. No, non racconto nulla.
però è l'unica cosa, ecco, l'unica cosa che abbiamo in comune io e Paco, poi combattiamo su tutti i fronti, su, su fronti, l'unica cosa che abbiamo in comune è che ci piace quella roba lì. Che dobbiamo fare? Siamo, ci dovete ammazzare, ci potete ammazzare, non ci potete ammazzare, niente, io sono nella testa dove vado, tutte le parti, lo so. E poi se anche, se anche hai detto che in italiano in intimità pure dici, parli in italiano in intimità, sei tutta... Che cazzo, che quello volevo dire alla leghista, la volevo dire alla leghista, la volevo dire, guarda che noi anche in intimità parliamo in italiano. Vabbè, adesso lascia perdere, ma sì, d'accordo, va benissimo, in intimità parla italiano, poi tu sei anche allora, molto... Ma perché loro, ma perché se devo andare a perdere il Cusane? Guarda, l'altro giorno no, quando ero in studio, hanno fatto l'intervista a Salvini che non potevo neanche parlare con lui, quando ha toccato parlare meglio, del derby, è meglio che non hai parlato con Salvini, perché sennò altrimenti le faccio un culo con lo squadrato, appunto, faccio un culo, ma è per questo quadrato che non ti hanno fatto parlare con Salvini, ecco, perché altrimenti allora, finisce, ascolta, non guarda, è la zanzara, ma però ha fatto un gaff con lo sponsor, gaffa, là, quando si è messo a parlare del derby, mi sono toccato i coglioni in Milan, ha perso 5 Vabbè, allora? E diceva del derby, domenica, sabato, sì, il Milan, fino a partita, va bene il derby. Allora, domenica sono in studio con te, mi sono toccato i coglioni, non ha servito niente, cazzo. Vabbè, adesso questo è un altro discorso. Scusa Paco, possiamo dire Paco quanto, diciamo, come, di quanto sei dotato, cioè possiamo dire la tua dotazione, caro Paco? Diciamo. No, io sono musulmano, i musulmani non dicono queste cose. Ah, un musulmano gli piace molto la figa, un musulmano gli piace molto la figa. A noi piace tanto la figa e basta, non siamo qua, cioè, questa maialata la fai tu, questa cosa la fai tu. Culo. Parenzo, ciao Parenzo, Paco, ciao fratello bello, ciao. Ariel provincia di Massa, vai, Ariel provincia di Massa, vai. Ciao Giuseppe, ciao. Sì, dimmi. Ascolta, per sentire, parlo con te perché con l'idiota che c'è di fianco, per fortuna, guarda, già ti voglio fare i complimenti per non averlo mandato a fanculo stasera. Ma no, ma io... Buonasera e grazie per aver chiamato, fratello caro, grazie. Grazie. Per sentire, caro Parenzo, adesso ti faccio una grande domanda. Mi fa tanto piacere sentirla. Sa, lei è un tutti parente del generale Mannacci? Lei è un parente del generale? No, non sono un parente del generale, non si preoccupi. Tutti sicuro? Questi bellissimi immigrati che sono arrivati in questi giorni. Allora, voglio accogliere l'idea chiamiamoli i futuri italiani per comodità. Esatto, li formeremo, li formiamo e li insegniamo a fare la zanzara di Radio 24, così prendono il tuo posto. Ah, sì, va bene, sicuramente producono molto, molto di più. Può succedere, certamente. Sicuramente renderanno molto Gerardo Milano, vai Gerardo da Milano, avanti con le telefonate. Gerardo, dimmi. Oh, niente, un cazzo. Gilli da Padova, via giù. Illi, come cazzo di nome avete scritto la Illi da Padova? Come si chiama questa? È albanese. Pronto? Sì, dimmi. Pronto? Albanese, dimmi. Pronto, buonasera. Buonasera. Lei è arrivato col balcone? Ciao Parenzo, sei un signore, una persona civile. Ciao fratello. Lei è arrivato col barcone ai tempi? Arrivò col barcone ai tempi o no? Sì, allora io ti spiego subito. Finché tu non lo provi sulla pelle, è inutile che fingi che no, ti io fa non male. Voglio provare sulla pelle, non voglio fare nessuna traversata con i barconi. Allora, non voglio andare con Giordano, come ha detto qualcuno, in Africa a passare un giorno. Non ci voglio andare. Avrò il diritto di godere del mio essere occidentale benestante. Esatto. Porca la gran puttana! Esatto. Fermi tu. Martani, Danielina cara, sai che stamattina sono andato dal fornaio, gli ho chiesto di prendere una rosetta, di aprirla e di infilarci quanto più porco possibile. Non era un panino, era alto come un condominio e lo chiamavo per nome, vieni maialino, vieni, crunch, crunch, crunch. Avanti tutta, i maiali sono buoni stessi. Ricordiamo alla signora gentile e bella Martani che i maiali vengono usati e venivano usati tempi indietro dai mafiosi per far sparire le persone. Il maiale mangiava le persone, quindi è un ciclo della vita. Io mangio te, tu mangi me. Io auguro, ma di cuore, alla signorina Martani di non avere mai un mancamento mentre è da sola nella porcilaia, perché non trovano neanche le ossa, ti mangiano viva, ti divorano. You know, one moves, so nobody's gonna get hurt.
È abbastanza evidente che il mondo animale viene raffigurato come un mondo straordinario, come un mondo bellissimo, come un mondo candido. In realtà c'è una ferocia che non ha pari. Questo è il punto. Sempre prima l'uomo. Ma adesso ti faccio sentire, caro David, le elucubrazioni, anzi i pareri, diciamo le opinioni della signorina Stefania Nobile, come sai, figlia di Vanna Marchi, tu questo lo sai, sì, benissimo. Adorabile signora di un'eleganza, beh, di un'eleganza sfrenata. Vuoi contestare l'eleganza della signora Marchi? Non puoi contestare, elegantissima. Aggraziata anche nell'eloquio. Vaffanculo, coglione! Di una eleganza. So che è stata ricevuta anche a Buckingham Palace da Re Carlo. Ma non credo che ci tenga particolarmente. Comunque è una persona molto fine. Tu ti sbagli assolutamente. Hai i soliti pregiudizi. Ma tanti. No, adesso fine. Adesso. Ciao, Vanna Marchi. Altre ma ciao, Vanna Marchi. Una finezza incredibile, di una classe straordinaria. Io adoro Vanna Marchi. Che ci posso fare? Ma tu puoi dire che adori chiunque, Capezzone, Vanna Marchi, il generale Vannacci. Non c'è problema. Sembra una puntata di Arrivano i mostri, ma va benissimo. Figurati. Stefania Nobile e gli immigrati. E gli immigrati. Ecco. Vai, regia! Uno deve essere libero di poter chiamare le cose col proprio nome e di poter dire quel cazzo che pensa. Inerente il fatto che i migranti un giorno saranno il futuro, non è del tutto sbagliato, nel senso che gli extracomunitari sono probabilmente ormai l'unica forza motore rimasta in Italia, ma ciò non toglie che molti di quelli che arrivano dovrebbero rimanere a casa loro. Molto bene, vedi il ragionamento che c'è dietro, non è un ragionamento campato in aria, c'è anche un tocco di parenzismo, magari la cosa ti disturba, c'è anche un piccolo tocco di parenzismo, assolutamente. Senti qua. Cioè, uno viene definito razzista perché è stanco di essere aggredito, perché è stanco di vedere gente che fa i propri bisogni in strada, perché è stanco di subire vessazioni o tentativi di rapina, di scippio, robe varie, o assiste costantemente al degrado, come me, lavorando nei locali la notte, vive una situazione terrificante perché dobbiamo proteggerci da soli, perché non ci protegge nessuno, e uno viene definito razzista. Ma voi lo sapete che cos'è il razzismo? Ma sono ragionamenti enormi questi qua, enormi, sì, caro Parenzo, enormi. Ma perché non scrive un libro anche lei? Perché non scrivono un libro? Vanna Marchi e il generale Iannacci, presentano. Vanna e Vannacci, io lo pubblico io, Vanna e Vannacci, ecco l'Italia, tutto quello che non si può dire. Un successo clamoroso. Sì. Il generale Vannacci e Marchi e la signora Vanna Marchi, ecco il mio progetto, il nostro progetto per l'Italia. La nostra Italia, la nostra idea di Italia. Maledetti, schifosi, quello c'ha la pelle che. Senti che. Ma il generale Vannacci ha mai fatto questa riflessione che ti giro adesso? Quale riflessione? L'odore della pelle. Allora, io suggerisco al generale Vannacci di fare una inchiesta sull'odore della pelle dei neri, degli indiani e degli italiani. Io vorrei che ci fosse un capitolo del suo prossimo libro con l'odore della pelle. Scusa, perché questo non lo ha approfondito. Ancora Nobile. Ma poi, ragazzi, ma accoglienza. Ma secondo voi quella è accoglienza? Cioè, ma portare questa gente, poveracci, e ridurli in uno stato di schiavitù, chiusi dentro delle gabbie senza dargli da mangiare e da bere, cioè, secondo voi è accoglienza? Ma cosa cazzo dite? Ma cosa state dicendo? Allora, io che non sono razzista nella maniera più assoluta, tant'è che Don Nascimento era il mio migliore amico, voglio dire, era scuro, vabbè, adesso questo non c'entra nulla, che Don Nascimento era il suo migliore amico. Signor Don Nascimento, che sta tranquillo in Brasile, il signor Don Nascimento. Sì, Elisa da Trento, andiamo.
Eccomi. Ecco, mi sentite? Sì, sì, eccoci, vai qua. Dimmi. Porca allora, miseria, ragazzi, dimmi. Sono Osi, porca miseria, biosicurezza. Non ho capito. Vogliamo dire le cose come sono? Non ho la capito. Peste suina di ieri, la peste suina di cui avete parlato ieri, allora? Non è una zoonosi. Si trasmette solo questo, da maiale e a cinghiale. Benissimo, questo lo sapevate, vero? Sì, lo sapevamo. Lo sapevamo. Grandi. E allora lo sapete che c'è? Chi è che la porta in giro? Sì. È l'essere umano. Sì, e allora? Allora, lo sapete, dunque, quei 10 maiali uccisi che sono d'affezione e non ha, non sono d'affezione, non sono di affezione, non sono animali d'affezione. Okay, questo l'hai deciso tu da solo, ma deciso... non sapete che era un'occasione incredibile per poter studiare la malattia, erano contagiati dunque noi siamo... e non avevano nulla, dunque, non manifestavano. Dunque, secondo voi te, Elisa, ci siamo... è grave questo virus? Scusa, in Italia? Elisa, voi dunque noi come rischiamo per i virus? Sì, va benissimo, noi ci siamo auto mandato la polizia. La polizia niente, non questa, ha avuto questa le parla ormai. Dovute. Scusami, no, Elisa, tu stai dicendo sostanzialmente che noi ci siamo dati la zappa sui piedi, cioè quindi noi siamo talmente imbecilli che ci siamo dati la zappa sui piedi. Voi addirittura siete, potevamo studiare il virus. Bravissimi. Voi siete dei bravissimi, bravissimi professionisti, su questo non c'è dubbio. Sì, allora? Però attenzione alla responsabilità nelle cose. Ci vuole che responsabilità scienza. Di che? Ci questi qua, scienza. I maiali andavano eliminati perché purtroppo è successo anche in altri posti d'Italia. Eliminare purtroppo quelli. Ma perché è successo? Ma tu non sei. Perché il veicolo è l'essere umano e perché non vengono messe e allora? Tutte le procedure di biosicurezza. Lì vabbè. Era l'unico posto dove c'erano. Ciao. Mamma mia. Luciana da Messina. Quando io sento biosicurezza. A me lo dici. No, tu dovresti essere attento a queste cose. Luciana da Messina, non fare il cruciale. Ma no, io sono per l'abbattimento. No, ma io sono per l'abbattimento di ciò che l'autorità pubblica sanitaria ha detto. Io seguo Luciana. Stai scherzando. Luciana da Messina. Pronto, vai. Pronto, mi ascolti? Sì, ti ascolto, dimmi. Sera a tutti. Niente, non si sente un cazzo. Andrea da Milano, forza, andiamo avanti. Andrea da Milano. Via, tutti. Andrea, dimmi. Buonasera a tutti. Volevo ancora vostro buonasera. Avanti. Io non sopporto il buonasera. Dovresti sapere che io non sopporto il buonasera. Io sono educato, cruciale. Me ne fotto, non è educazione. Comunque, andiamo avanti. È finito il discorso. Volevo riallacciarmi al discorso dell'immigrazione di ieri. Allora? Riguardo al piano Calergi. Il piano Calergi, tu sei a favore? Tu pensi che esista il piano Calergi? Allora, il piano Calergi viene identificato come un piano complottista, come tutte le cose vere, quindi vabbè, viene screditato dai vari Parenzo e compagni. Dunque esiste un piano per l'invasione dell'Italia da parte dei migranti? Certo, è in atto. Ed è in atto, ma è guidato da chi, Andrea? Questo è interessante. Diciamo che c'è un piano, diciamo che qualcuno vuole che l'Italia sia in grande difficoltà, e quello può anche essere. Ma non solo l'Italia, l'intera Europa. Ma chi sono i burattinai? Chi sono i burattinai? I burattinai sono i soliti, cioè? Sono le elite globaliste. Cioè, dunque, ma adesso uno può dire le elite globaliste, ma chi c'è dietro? Soros, famiglia Rothschild, tutti i globalisti, i soliti. C'è Soros, quelli che comandano il mondo, ragazzi. C'è Soros e Rothschild sono interessati in questo momento all'invasione dei migranti a Lampedusa. Esatto, non a Lampedusa, all'Europa. All'Europa. A creare un meticciato sociale. Sì, e perché? A che scopo? Mettiamo che sia tu. Per distruggere la cultura europea. Ma tutto bene. Diciamo che Soros, Rothschild e altre famiglie globaliste vogliono rendere l'Europa un meticciato. Diciamo che tu abbia ragione. Per abbassare il livello culturale della popolazione europea e comandare come burattini. Cioè, per abbassare il livello culturale degli europei e dunque guidarli come burattini. Ma che interesse hanno il signor Soros, signor Rothschild, che sono già ricchi di loro, molto molto ricchi di loro? Ma figurati. Per diventare ancora più ricchi, avete visto col Covid, no? Sì, ho capito, ma il signor Soros, il signor Rothschild e altre famiglie dovrebbero essere interessati al fatto che la gente sia ancora più ricca, così spendono, investono, eccetera. Appunto. Non che sia meno ricca. Le elite saranno sempre più ricche. Sono quelli che spendono, sono l'elite, non sono i barboni come me e te. Vabbè, comunque tu sei, e che cosa bisogna fare per fermare questo piano secondo te, Andrea? Spiegami. Ma non c'è niente da fare, bisogna solo rendersi conto che è in atto e ormai hanno vinto. Ormai hanno vinto. Dunque tu che fai? Personalmente tu che fai? Facciamo ridere noi a parlare. Cioè, questi sono talmente potenti che fanno quello che vogliono. Dunque tu personalmente che fai per opporti? A Milano c'è la gente che caga per strada. Sì. Ci sono le donne coperte. Ma non c'è dalla, gente che caga. Dal Borga. Ma perché devi dire che c'è gente? Che beh, c'è gente. Qualcuno che caga per strada ci sarà pure, d'accordo, ma non è. Io abito in centro, c'è la gente che caga, si taglia le unghie sul marciapiede.
Questo ma è interessante. Forse tu non ti rendi conto. Ora, secondo in Andrea Porta da Milano, Venezia. Sì, però ho capito. Vai questo... in Porta Venezia. Sì, certo, ci saranno, ma non è. Posso dire una cosa? Milano ha tanti problemi adesso di sicurezza e tutto. C'è sicuramente extracomunitari che mettono in ma pericolo. Ma vedete cosa è successo in Francia? Dunque, è pieno di gente che caga in tutta Europa. Gli extracomunitari che cagano in tutta Europa. Sì, e butta, e gente che accoltella, stupra e spaccia. Fermi lì. Io non ci credo, ma come si fa a dire che è italiano chi si sente italiano? Come si fa a dire una roba del genere, Parenzo? T'hai preso a calci nel culo, t'hai preso a calci nel culo. Allora, ha registrato che questo signore vuole prendere a calci nel culo Parenzo perché ha detto che è italiano. Sì. Chi si sente italiano? Che questo è una, per forza. Che è una bestemmia, è una bestemmia. Non è che uno dal Congo dice mi sento italiano, mi sento italiano e sono italiano. Chi viene qui? Chi viene qui? Sposa le nostre tradizioni, la nostra costituzione, la nostra chi libertà. Chi viene qui? Deve avere il diritto di venire qui. Si innamora sia il... del generale Vannacci, sia del sistema libero che consente a un generale qualunque di scrivere un libro e di guadagnare 800.000 euro. Questo è italiano, cioè italiano chi viene qui e dice Vannacci, e dice viva Vannacci, per esempio, e dice viva Vannacci, ma ad esempio, oppure dice a me Vannacci non piace, ma è la libertà, è l'Italia, è la democrazia, gli piace la pasta asciutta, ma gli piace il couscous, basta che gli piace la matriciana, ma ragazzi, ma bisogna avere sente, dei criteri, se ama, ma il fatto è che non vogliono venire qua, vengono qua ma poi vedono Vannacci e vanno in Francia, Germania, Spagna. Giuseppe non ci vogliono e per noi purtroppo Giuseppe non vogliono restare. Giuseppe da Reggio Calabria. Mentre chi va negli Stati Uniti vuole andare negli Stati Uniti, non vuole poi andare da un'altra parte. Capito la differenza? Sì. Qual è? Giuseppe da Reggio Calabria. È una settimana che dice cazzate, Marenzo, la smetti di dire cazzate. Dimmi Giuseppe, dimmi. Sono Giuseppe, ho le pompe funebri di Reggio Calabria. C'hai le pompe funebri di Reggio Calabria, benissimo. Che vuoi dire? Sì. Ti volevo dire che i gay a me fanno, diciamo, dispiacere guardarli, ho pena per loro, perché stanno male psicologicamente. Ma che cazzo te l'ha detto? Magari stanno meglio di te, rincoglionito di un rincoglionito. Ma no, ma ci sono gay, quelli che fanno ad esempio il gay pride, non è che io vado a fare l'etero pride, che vuol dire? Ma non che sono malati, perché devi dire che stanno male, che hanno dei problemi? Ma detto, sei tu che hai dei problemi, ma chi allora te l'ha detto? Senti, pensa alle pompe funebri invece di sparare cazzate. Ma non lo vedi a Parenzo che è bianco con l'occhiaia nere che si fa le pugnette dalla mattina alla sera? Ma che ne sai tu? No, ma quali pugnette? Ma non dire cazzate. Non lo vedi? Ma guardagli gli occhi. Vabbè, vai a fare in culo, Giuseppe. Vai a fare in culo. Bianco. Allora, ragazzi, il reddito di cittadinanza. Chiamiamo questo signore che si chiama Paolo Maisto, uno di quelli che fa le rivolte, le manifestazioni in piazza, che protesta. Credo abbia fatto il parcheggiatore, forse il parcheggiatore abusivo, non lo so se era abusivo o no, probabilmente sì, non lo so. Signor Maisto, vai regia col numero. Maisto? Buonasera, senti? Buonasera, sono io. Sì, sono Cruciani, come andiamo? Sono un po' influenzato, c'ho un po' di febbre, sono andato anche stamattina nonostante... Dove sei andato? Ma si sente febbre. Sono andato a fare, diciamo, il corso del verde pubblico che mi hanno chiamato. Ah, meno male. Ho iniziato il stamattina. Vabbè, però Maisto, io non ti ho chiamato per questo, Maisto, io ti ho chiamato perché tu sei praticamente uno dei capi di questa mobilitazione contro la signora Meloni, contro il governo, per l'abolizione del reddito di cittadinanza. Questo è il punto fondamentale. Ci sono state anche minacce molto molto gravi, Alla signora Meloni, che glielo ho fatto io le minacce? Ce l'ha tutta l'Italia con la signora Meloni, non è colpa mia. No, ma non ce l'ha l'Italia. Tutta l'Italia, non ce l'ha tutta l'Italia con la signora Meloni, ce l'hanno le persone. Io ti sono stato in trasmissione e mi compongono continuamente, non ci vado più a fare il vostro gioco. Non ci vengo gioco. Più perché io ma chi se ne frega non quello, me ne posso andare da Milano e dai vostri studi per far passare quello che vi fa comodo, perché il reddito di cittadinanza non è solo il sud che lo prende,
Milano è molto più grande di Napoli, ha più percettori del reddito di cittadinanza. E no, voi fate proposte al la maggior parte tutto dei percettori qui sono in Campania e a Napoli, non si preoccupi. Beh, ma su questo però lei, bisogna essere che, massimo, però su questo vada, mi faccia dire la città. Voi venite pagate dall'attuale governo per dire queste cose. Queste no, io non vengo pagato da nessuno. Si vergogni, non vengo pagato da nessuno. Questa è una cosa. Questa è una cosa che l'uomo di sinistra. No, che dici, lei, no, però per portare questi messaggi scomodo verso il sud. Questa è una notizia, è pagato lui, è una notizia però. E vai in quelle trasmissioni e vai a prenderti la moneta. Noi percettori del reddito di cittadinanza veniamo senza pagate, senza essere pagati. Ma non ci vada in trasmissione, ma non ci andare però in trasmissione, non ci andare. Che una trasmissione però come è una denuncia media, forte quello che fa. Venire no del sud e mandare la proposta a noi del sud, quando a Milano ci hanno più percettori del reddito ma di non è vero, scusi, però Maisto, perché non va? Maisto, tu devi andare come tutte le altre persone. Io non mi sento bene, voglio stare serenamente. Ti chiedo un'unica cosa, di non contattarmi più, perché io non ci voglio stare in questi giochetti. Scusa, Maisto, scusami. Non mi piacete come stampa. Maisto, e come voi fate, Maisto, fate il vostro giornale. Scusami, Maisto. Ma io non sono di Mediaset, io ogni tanto vado da Del Debbio, ma non è che decido io le trasmissioni, non è che decido vai io chi chiamare. Ma in trasmissione di Mediaset e vai sempre a parlare male di Napoli, del sud. Ancora, questo è un altro tema. A me non sta bene questa cosa. Ho capito, ma io dico una sola cosa, che tu dovresti, invece di andare a protestare in piazza contro il governo, cosa legittima, sforzarti di più per cercarti il lavoro, per cercarti un posto di lavoro. Senti un po', amico mio, dai. Vai dai. A fine mese che ti daranno qualche altra cosa di soldo sul tuo stipendio per dire queste bacianate. Questo non lo sapevo. Questa ma è una stampa collusa e corrotta. No, avete capito? No, tu ti puoi trovare, tu perché ti trovi in una posizione diversa e ti permette di offendere tutte le persone. Io sto offendendo nessuno. Sapete la realtà di molti casi del sud. Qua c'è il lavoro sottopagato, qua ci sono lavori, se tu vai in qualsiasi attività. Ho capito, ma basta con reddito di cittadinanza. Non li pagano, non gli danno 13, non gli danno 14, non gli danno andate a denunciare invece di prendere il reddito di cittadinanza. Andate a denunciare. Non è che... Ma perché non vai a denunciare tu invece lo scemo sulla mattina se no? E invece che sti calci. Andate a denunciare, denunciate il lavoro di raffia. Tu ti devi vergognare, tu pensi sei tutto l'uomo di sinistra. Tu questo sei un pagliaccio venduto come. No, adesso un momento, calma. Se lei attacca, lei ci ha detto che il dottor Cruciani prende soldi non so da chi, e questo va indagato. Se poi mi faccia dire attacca il sottoscritto, che sono persone. Mi faccia dire, perché altrimenti. Ma perché si agita così? Non ho capito. Mi devo ripassare al tuo livello, vedi? Perché tu ti credi di essere migliore degli altri perché hai avuto l'opportunità di studiare, l'intelligenza, ti credi di offendere le persone, non conosci le persone. Ma poi lei si rende conto che nelle vostre manifestazioni che avete fatto c'è gente che minaccia direttamente? A me non me ne porto proprio, che la pensa tu. Non me ne frega proprio. Ma non è il numero di telefono di Giuliano Amato però, o del presidente Draghi, è il numero di telefono di un signore che ha minacciato la Meloni. Cioè lei stia al suo posto, stia al suo, ma lei non è, lei non è, ma lei non è Draghi. Mi permetta, lei non è Draghi, lei non è Mario Draghi. Che c'entra, no, è una persona. Ma senti, non è Mario Draghi, ma chi si chiama a me? Ah, non c'è dubbio, ma lei non è Mario Draghi. Cioè, chi ti ha dato il mio numero? Ma Draghi, ma chiedo io scusa, perché devo avere questo confronto? Ma lei non è Mario Draghi, lei non è. Scusami, Maisto, io ti ho semplicemente delle persone, no, però, scusa,
Ma ho capito, ma tu stai sbroccando. Io ti ho semplicemente chiesto una cosa. Ti ho semplicemente chiesto una cosa. No, Luciano, il tuo amico vuole iniziare. A me sti giochetti non mi piace. No, no, no. Io ti ho semplicemente detto una cosa. Nelle manifestazioni che ci sono in piazza. No, non vuoi manifestare, non ammarrare a nessuno, non mi protestare. Da liberi cittadini, siamo democrazia. Ma, non in dittature come volete far passare voi. Ma non è meglio cercare lavoro invece di manifestare. Allora senti, tu a 10 metri sembra meglio cercarvi il lavoro, è meglio perché non fai una trasmissione e vai a prendere le persone di Milano che prendono il reddito di cittadino. Ma glielo direi anche a quelli di Milano, non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Perché se tu conducete una trasmissione e fate vedere i veri percettori di Milano e parlate dei milanesi. E perché ci vai? Parlate sempre perché del sud. E perché ci vai tu? Ci sono tante attività per colpa del reddito, non c'è il personale per tenere in Lombardia e non vi chiamano. Andate al centro dell'impiego. Volete prendere il personale? Si va al centro dell'impiego. Mi serve un cameriere, mi serve un lavapiatti. Loro prendono i percettori. Te li mandano a calmiamoci, non dovete andare più in queste trasmissioni. Vabbè, lo sapete un altro discorso. Voi portate odio. Calmiamoci. Io dico solo una cosa. Era meglio che dovevo essere scostumato. Non puoi rispondere. Io ti ho fatto una domanda molto semplice. Nei confronti di chi? Nei confronti di chi va sotto a protestare, dice delle cose contro la Meloni, nel senso che bisogna andare con le mazze ferrate. Lei chi è che devi dirmi queste cose? È una domanda. Che cosa ha da dire nei confronti del libero di dire quello che pensa? Minacce di morte. Meloni vaffanculo. Qual è il problema? Ma quella non è una minaccia. Con tutti i presidenti. Però non è che uno può stare tutta la vita a fare manifestazioni per avere il reddito di cittadinanza. Sono soldi dello Stato, soldi del contribuente. Ma tu pure tu mangi i soldi dello Stato, a stampa no, che mai. Ma lo Stato ti dice che sei stato. A te ti stanno scemo che ti amici. Mai, no, lui lo scemo che tengo vicino non piglia soldi dallo Stato. Non penso che questo signore faccia riferimento al sottoscritto quando dice lo scemo. Che questo signore faccia riferimento al sottoscritto quando parla in questi termini. Non posso pensarlo, ma che lo dici, lei non mi deve insegnare come fare la trasmissione, lei deve andare a lavorare, deve andare a cercarsi un lavoro, amico mio. Ma nelle sue parole c'è cioè una violenza che io non la percepisco, io la sento da lontano. Ragioniamo, parliamo in un convegno, cerchiamo di capire questa schifezza di giornalismo pagato dal governo per dire queste cose. No, non è per nessuno, è pagato dal governo. Ma Parenzo vuole fare un convegno su sei un giornalista che stai riportando bugie. Vatti a trovare il lavoro e che sto facendo? Sono quattro anni che dite sempre la stessa cosa. Quello che c'è di buono nel reddito, anziché di far vedere sempre la negatività. Perché non dici il vero problema dell'Italia sono gli stipendi e i vitalizi dei politici? Ti faccio anziché parlare, quelli 500 euro al mese che prendono i percettori. Tacete, fate le pecore.
Io sono contro i vitalizi, ti segnalo. Contro i vitalizi, contro i vitalizi. E comunque va benissimo parlare contro il reddito. Quindi, sono contento di parlare contro il reddito. Ciao, sono contentissimo. Ciao, buonasera. Ciao, caro, ciao. Mio carissimo amico Fabrizio, stimato avvocato, fece una cagata memorabile al MoMA, ancora ce la ricordiamo. L'idea di cagare nei musei è una cosa molto contemporanea, direi arte contemporanea, si potrebbe dire. Arte contemporanea. L'altro giorno vi parlavo del fatto che hanno dato un nome allo stato di profonda felicità nel vedere o sapere che il partner va con qualcun altro. No. La chiamano? Beh sì, la chiamano, c'è una tendenza. Tu non sei felice. Ma non c'è nessuna tendenza. D'accordo. Ma in alcun modo non ma sono felice. Esiste una tendenza nella società che ma si chiama. Tante cose, sì, ma esistono anche quelli che mangiano le feci. Ma non è la stessa cosa, però non può essere la stessa. Per carità, non è la stessa. Ma se tu mi dici, esistono quelli che bevono l'urina, ad esempio. Ma non è la stessa cosa. Intervisti ogni giorno. Sì, anche. Tu mi hai chiesto un parere, io ti ho detto, no, sono felice, fenomeno che esiste in. Certo che è un fenomeno che esiste, io ti ho ribattuto. Ma tu l'hai paragonato a uno che mangia le feci, a uno che beve l'urina, ma non è la stessa cosa, dai. Ho detto che esistono anche persone che bevono l'urina. Sì, ma quello, infatti, le feci è una cosa diversa. L'urina è abbastanza accettata anche nel mondo, nel mondo regolare. L'altro che mi permetterai, mi permetterai, e non ti arrabbiare, che it's not my cup of tea. Assolutamente. Non è la mia tazza, non mi arrabbio, di tè. Non è la mia preferenza. Ditemi vecchio, antico, ditemi tutto quello che volete, antimoderno, tutto quello che volete. Sì, io non voglio condividere la moglie / compagna con altre 18 persone. E sono anormale. Oh, per carità, non puoi relegare questa cosa a perversione, a porcheria come fai di solito, perché tu dai proprio un timbro a queste persone qua, che è quello della perversione, zozzoni, eccetera eccetera. Io dico che è come quelli che bevono l'urina, gli piace benissimo il vino. Non è la stessa cosa, anche perché posso dirti, guarda che in Italia c'è un numero sterminato di persone che è appassionato del pissing. Che vuoi fare? Pensi che siano dei perversi quelli che amano gustare l'urina del partner? Permetterai che io preferisco degustare un bicchiere di vino di Pinot Noir? Per carità di Dio. Per carità, se uno vuole bersi l'urina del partner, per me, ma io non dico niente, ma non ho mai vietato niente a nessuno. Assolutamente, infatti tu non sei. Allora, assolutamente, però tu dici. Però non chiedermi se io bevo l'urina, ti dico di no, mi dispiace, so che sono minoranza qui, ti chiedo scusa, io non bevo l'urina. Scusami, né del partner, né di mio nonno, né dei miei parenti, né dei cugini, né di mio cognato. Io non bevo l'urina. So che ti dà dispiacere, ma io non lo faccio. Io non lo faccio. Ti chiedo scusa. Mi dispiace. Allora, mi scuso anche con la radio, con tutti quelli che volete voi, perché mi sembra che ormai questo sia il modello che tu vuoi. Ho ricevuto un messaggio non sull'urina, ma sui rapporti di coppia da un ascoltatore che poi ho invitato insieme alla sua donna. Adesso te li presento, prima il messaggio, vai via. Ciao, io sono sempre stato d'accordo con Parenzo, mi ritrovo su tutte le sue posizioni di politiche, economiche, ma ultimamente gli sento dire delle cose aberranti quando si tratta di parlare di vita di coppia, coppie aperte, scambismo. E ha un atteggiamento, al di là di bigotto, proprio patriarcale nei confronti della donna, quando afferma che questi uomini che concedono le loro donne ad altri uomini, ma la donna non è dell'uomo, la donna se vuole si concede, se fosse la donna che si va a prendere altri uomini col consenso del marito, Parenzo è molto molto chiuso da questo punto di vista. Sì, moltissimo. Allora andiamo in collegamento. Innanzitutto li presento uno per uno, così non ci accavalliamo e non ci confondiamo. Dario, quarantenne, Bologna. Ciao Dario.
Ciao, ciao. E sua moglie Valeria, stessa età, sempre Bologna ovviamente. Ciao Valeria, ciao, ciao. Ciao. Eccoci ciao. Qui. Allora, innanzitutto Dario è parenziano. Diciamo subito, mettiamo subito in chiaro questa cosa qua. Ma non è molto quello, parenziano. Assolutamente, assolutamente bravo. Parenziano fino a oggi. Fino a oggi. Su tutte le posizioni politiche di ogni tipo, sempre apprezzato le battaglie. Sì. Tra l'altro spesso poverino, lo lasciate pro-migranti, da solo a combattere. Pro-migranti naturalmente, immagino. Pro-migranti, assolutamente. Progressista, ti dichiari però, progressista, diciamo. Il tema è questo, sempre progressista lui, ma su questo tema assolutamente. Allora, Dario e Valeria, le cose che diceva prima. Esatto, Dario e Valeria sono una coppia con famiglia, liberi professionisti, e che stanno insieme da più di 10 anni, quasi 15 anzi, e da un anno a questa parte, adesso interpello un po' Valeria, hanno intrapreso un percorso, hanno cominciato a guardarsi intorno, ed è un caso di scambismo felice, cioè in un anno hanno ottenuto da questo scambismo, facendo entrare nella vita di coppia sessuale altre persone, poi adesso magari chiariremo che cosa, e la vita di coppia è migliorata, giusto Valeria? Confermo, ci ha uniti anche diciamo su altri aspetti che non sono prettamente la sfera sessuale, ha unito il nostro rapporto, ci ha portato maggior dialogo, maggiore apertura, parliamo di più, condividiamo più cose rispetto a prima. Ma lo fate in che modo? Conoscendo persone non per caso, cioè con dei siti immagino, con che selezione? Cioè selezionate bene le persone? Sì, selezioniamo molto bene, siamo anzi molto selettivi su questo, e siti, club privé, quindi locali. Non avete paura di essere riconosciuti dagli amici più stretti, eccetera eccetera, cioè non avete paura che questa vostra nuova vita, chiamiamola così, dell'ultimo anno venga in qualche modo intaccata da qualcuno che vi conosce, e purtroppo c'è il tabù, cioè il tabù del fatto che una coppia scambista è considerata una coppia di persone perverse, come dice Parenzo, dei poco di buono quasi. No, perverse, io dico fanno quello che vogliono, mi fa molto piacere se la signora si diverte così, fa le selezioni, casting, benissimo, X-Factor del sesso, che roba è, cos'è X-Factor, cosa sì, fa? Sì. Italia's Sex Talent anziché no, Italia's Got Talent, così in realtà, cioè? Ma no, ma a me va benissimo tutto, se voi vi annoiate tra voi due, aspetta, noi infatti, non ci annoiamo proprio per niente, infatti è questa la cosa, perché Dario e Valeria, no. E qui interpello un attimo Dario, cioè decidono di fare questa scelta, cioè quella di, ripeto, adesso io la semplifico, trombare con altre persone, fare sesso con altre persone, conoscere sessualmente altre persone, perché non perché il rapporto sta andando a scatafascio, giusto Dario? Assolutamente no, assolutamente, anzi al contrario. Cioè il vostro rapporto è solido, diciamo un anno fa è solido, e dunque si può permettere, solo perché è solido questo rapporto, di vedere altre persone, di conoscere, parlo sempre del rapporto, altre persone, giusto? Assolutamente, è una scelta di piena consapevolezza, fatta in piena consapevolezza. Al contrario, coppie, secondo noi, coppie che possono avere dei problemi, vivrebbero con difficoltà un percorso di questo tipo, perché in quel caso sì che entrerebbero delle gelosie, delle problematiche. Invece è una scelta che, se fatta consapevolmente, assolutamente va vissuta insieme, comunicando, e porta dei benefici alla coppia. Ma siete diventati anche amici, benefici, magari con persone che frequentate, con coppie che benefici frequentate? Dario. Sì, assolutamente, assolutamente, anche perché al di là di quello che può pensare Parenzo, è un mondo in cui si incontrano persone normalissime, anzi persone... Ma certo, filosofi, aperte, docenti universitari, assolutamente, confermo, con persone con cui si può avere un dialogo, interagire tranquillamente, non si tratta di persone... Senti, cos'hai provato, Dario, nel momento in cui l'hai vista la prima volta alle prese con un altro maschio? Perché immagino che questa situazione sia avvenuta, cioè voi che tipo di, diciamo, di soluzioni avete trovato, quali sono le vostre, lo chiedo a Valeria, però quali sono le cose che vi piacciono di più, diciamo? Le cose che ci piacciono di cioè, più, che fate di più alla piace, fine? Sì. Ci piace vedere reciprocamente il partner stare bene, sì, quindi avere una bella serata e stare bene, quindi non è preciso quasi niente, ci si parla ovviamente, tra l'altro
nulla di spaziale, di strano. Cioè, nulla, ecco, di nulla di particolarmente, che ne so, il mondo del sadomaso non lo praticate? Cioè, No, ma figuriamoci. L'avete fatto, tu l'hai fatto con due maschi, tuo marito e un'altra persona, immagino. Sì. Anche con una coppia o con più coppie? Anche con una coppia, sì. No, con più coppie non ci è ancora capitato, però sì. Massimo di numero di persone. Mi dispiace se ancora non l'hanno fatto, mi dispiace, mi pare che sia. Certo, ma ci mancherebbe altro. Voglio chiedere a Dario cosa ha provato la prima volta che ha visto sua moglie alle prese con un altro maschio. No, ma sensazioni piacevoli, cioè il fatto di vederla star bene, perché ecco quello che vorrei dire anche a Parenza, perché prima di tutto mia moglie è una persona, non è una mia proprietà, quindi il fatto che lei stia bene, amandola, per me è importante vederla felice, esatto. E poi c'è un altro tema che è molto importante in questo discorso, cioè che il rapporto che noi abbiamo creato negli anni, 15 anni, il rapporto che abbiamo va al di là di un qualcosa di fisico. Benissimo. Quindi non potrà mai essere sostituito, cioè quello che si vive in quel momento è un divertimento puramente fisico che prescinde dal rapporto. Esatto. Ma tu sei una specie di cantore di quello che penso io dovresti essere portato, diciamo, praticamente sei la bandiera delle mie tesi, cioè ti devo citare nel libro. Non ti dà fastidio che il corpo di tua moglie sia toccato da qualcun altro o da un'altra? Lo faresti anche in tua assenza, oppure devi essere sempre presente, Dario? No, allora, sempre presente. Intanto scusami, purtroppo mi spiace da un certo punto di vista essere il tuo cantore, perché nella mia vita tutto avrei pensato, sì. Esatto, tranne sì. Che questo. Detto sì. Questo, noi, scusa, ripetimi la domanda. No, non ti dà fastidio che il corpo di tua moglie venga toccato da un altro o da un'altra? Perché il immagino tuo che corpo non è una mia proprietà. Valeria, tu a te capita anche di andare con delle donne, no? Immagino. Sempre in queste occasioni, quindi sempre con Dario e sempre. Non lo faresti mai senza Dario? No, è un gioco. È un gioco tra me e lui, non ha senso, proprio perché non ci siamo mai traditi e non lo faremo mai. E una cosa a sua insaputa non la farei mai. L'hai mai detto a una tua amica? Cioè, avete confessato a qualche amico stretto, a qualche amico stretto? Non credo, te lo chiedo naturalmente, ma agli amici? Dunque, non persone che non siano di questo mondo. Però conto di farlo presto. Cioè, di confessarlo agli amici. Questo fa capire come ancora ci sia un pregiudizio. Se due professionisti inseriti nel mondo del lavoro in Emilia-Romagna hanno delle difficoltà a confessare anche agli amici più stretti che è semplicemente un gioco quello che fanno. Mai. Perché la società, non sono mai. Loro, il problema non sono è loro, è la società. Società. Certo. È colpa della società. La colpa è tua. Sì, è sicuramente mia, che non voglio condividere la mia compagna, mia moglie. Ma con quello che c'entra è che li chiami degli zozzoni. Questo è il punto. Grazie, Dario. Grazie, Valeria. Grazie, un grande contributo alla libertà di questo paese. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere.